La leggenda racconta che i briganti iniziarono a giocare a rugby perché era previsto un laboratorio sportivo dopo il turno di compiti e l'operatore che doveva andare a comprare i palloni, non si sa se per sbaglio o perché i palloni erano in offerta, invece di comprare i palloni da basket, comprò palloni da rugby. I nostri ragazzini immediatamente iniziarono a rubarsi il pallone, scappare, allora te lo rubo e me ne vado, te lo rubo e lo porto di là, che è il rugby. Insieme a questo c'è un necessario rispetto per quello che sono i compagni, gli avversari e l'arbitro, e tramite l'arbitro di alcune regole. Tramite il rugby è possibile insegnare ai ragazzi, perché è abbastanza evidente che se le rispetti vinci, se non le rispetti prendi botte. Siamo a Librino, periferia di Catania, una di quelle periferie considerate a rischio. Siamo su una collina che un tempo era immersa nel verde e che poi è stata per gran parte cementificata. Siamo entrati qui dopo 5 anni che già il progetto della squadra dei briganti era attivo. Avevamo già una squadra che militava nel campionato nazionale, avevamo già un folto vivaio di giovanili, ma stavamo perdendo il contatto con il quartiere da cui nasce tutto, perché tutto nasce da un centro sociale in cui si faceva dopo scuola per i bambini, probabilmente sotto il posto più pericoloso della città. Da lì è nato il primo nucleo dei briganti, da lì ci siamo allontanati perché stavamo iniziando a diventare tanti e qui siamo tornati perché era necessario tornare. Noi qua ci sentiamo tanto come Robin Hood a Sherwood, ci sentiamo in un certo senso degli assaltatori di un certo tipo di mentalità. Questo posto era abbandonato, vandalizzato per anni e anni e anni. Abbiamo iniziato chiaramente con il rugby e quindi solo sistemando il campo, dopodiché è partito il progetto degli orti. Abbiamo avviato un progetto per restituire i pezzetti, diciamo, che non erano funzionali alla parte sportiva, li abbiamo distribuiti a chi del quartiere o comunque della città voleva un pezzettino di terreno da poter coltivare. In questo modo abbiamo avviato il primo turno di orti, che erano 10, con una zona comune. Adesso sono 75. Quasi contemporaneamente abbiamo deciso di dare a questo quartiere, che non ce l'ha, una libreria. Il progetto di dopo scuola si è evoluto in dopo scuola e librineria, e quindi i ragazzi e le ragazze soprattutto della librineria fanno, oltre ai compiti, un sacco di laboratori, feste, attività, presentazioni di libri, presentazioni cinematografiche. I libri sono stati quasi interamente donati da chiunque: librerie, cittadini, associazioni, altre squadre di rugby. Quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto in forma volontaria tutti, partendo dal presupposto che c'era tanto da dare e niente da prendere. Eravamo legittimati dalla volontà comune, incluse alcune istituzioni. Qui sono venute tutte e tre le prime cariche dello Stato. Gennaio 2018, a pochi minuti dalla mezzanotte, ci è arrivata una telefonata di uno dei ragazzi che abita qua vicino, che ha visto la clubhouse in fiamme. Abbiamo trovato la porta spalancata e un incendio che ci hanno confermato essere di natura chiaramente dolosa. Stava bruciando tutti i libri, tutta la zona degli uffici, la zona del bar, i banchi dove i bambini vanno a fare dopo scuola. C'erano sti bambini che vengono, ti passano il pallone e ti guardano e dire: sì, ma io adesso i compiti dove me li vado a fare? Tra le leggende metropolitane c'è che una bambina si è attaccata alla gamba di una delle librinaie e gli ha detto: ora come facciamo, ora come facciamo? E la librinaia gli ha detto: tranquilla, sarà più bella di prima. E adesso è veramente più bella di prima, ma tanto più bella di prima. Perché ci hanno dato una mano un sacco di persone, ma veramente tante persone. Chiunque è venuto a sapere di quello che era successo è venuto a dare una mano. Non credo che ci sia il rischio di restare abbandonati. Non ci siamo sentiti soli, ma neanche per un secondo.
secondo me l'Italia è soprattutto un posto di sensazioni forti, e l'Italia che cambia è un'Italia che riscopre le sensazioni più belle. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.